Allora volevo così insieme a voi salutare l'ingresso nel mondo del varietà di Marco Masini. Hai visto, eh? Grazie, grazie. E ormai è un one man show. Visto, basta una giacchetta, sei già nel mondo del varietà. Ti basta un autotune e tu cominci a cantare, eh? Che ricominciamo, eh? No, non per dire. Ma il varietà, caro Marco, non si fa da soli, giusto? No, no, assolutamente, bisogna anche ringraziare tutti i ragazzi che fanno parte anche dell'aspetto tecnico, no? Per esempio il nostro reparto audio, Lapo Consortini alle programmazioni, Massimiliano Agati, assistenza alle programmazioni, il nostro fonico di palco Max Casagrande, V-House, e laggiù mi fa ascoltare tutto dall'impianto, a mixer c'è Andrea Corsellini. Ringraziamo anche tutti quelli che ci accompagnano, Friends and Partners, Concerto Music, Movi Records, RTL 102.5, poi chi c'è? Irindelli Auto. E poi naturalmente il grosso Matteo Paoli. Grazie davvero, grazie, perché è stato un altro del lungo, abbiamo ancora poche date, ma insomma comunque è stato veramente bellissimo. Anche se dobbiamo dire, questa tournée ci ha insegnato una cosa, che lo spettacolo, il varietà, non è sempre su un palcoscenico, ma spesso il varietà è in mezzo alla gente, giusto? È la gente, è la gente che fa lo spettacolo, a volte la realtà supera la fantasia. Ci capitano tante di quelle cose quando siamo in giro, anche per conto nostro, così in vacanza. Raccontami quando sei in vacanza a Capri di quella signora davanti al negozio. Perché ci sono delle cose che noi non, se ci mettiamo lì a scriverle con gli autori, non vengono così, capito? Cioè ci devono accadere. Allora noi andiamo a Capri e lui in vacanza a trovare un amico, a un certo punto stiamo facendo la passeggiata nei negozi, davanti a un negozio troviamo una signora, noi arriviamo tutti, capito? Gazzettina dello sport sotto braccio, pantaloncino, ciabattina, sigarettina, caffeino, le solite cose nostre. Cioè tutto, di fronte a questo negozio c'è questa signora che appena ci vede fa proprio così, e no, non ci posso credere, Panariello e Masini insieme, ma non ci posso credere. E noi, veramente con l'atteggiamento come per dire, signora, c'ha un culo di nulla lei, così, di prima mattina, sai, eravamo già, capito, no, voi mi dovete fare un favore, vi prego, e noi fa una foto, un autografo. No, mi date una mano a tirare sulla saracinesca. Queste cose qua non ti vengono in mente, capito? Devono accadere. Di quella signora ubriaca. La signora ubriaca, siamo al ristorante e a un certo punto arriva sta signora ubriachissima. Marco era, fate conto che io sono questo, e Marco era dall'altra parte del tavolo. Arriva la signora ubriaca, s'appoggia col gomito sulla mia spalla, così, ma mi faceva un male, io, signora, mi sta facendo male, e lei, te t'ha zitto che manco mi fai ridere. Poi vede Masini, gli fa, Masini, sono una tua fans, c'ho tutti i dischi di Vasco Rossi. Ma sarà. Cioè, ti può venire mai in mente una battuta così? No. Quando eri in bar aspettando? Aspetto lui a Roma in un bar, ci diamo appuntamento, sto aspettando, sto prendendo un caffè, accanto a me c'è un signore che è stato una decina di minuti lì con me a pia caffè, certo poi non mi ha detto nulla, entra Masini come lo vede, Masini, sono un tuo fans, ti vedo sempre a tale e quale, a lui. Cioè a me non mi hanno mai cagato, a lui. Cioè, capisci, no, che non puoi andare contro la realtà. E una volta invece stiamo a preparare questo spettacolo, ah, a Termoli, sì, stiamo facendo le prove, stiamo scrivendo i testi, a un certo punto, e c'era quel giorno lì in questo albergo, c'era un matrimonio, c'era un casino, arriva un cameriere tutto con la giacchettina, il papillon viene verso di me, dopo il passato, signor Panariello, mi scusi, possiamo fare una foto insieme? E sì, che ci facciamo questa foto, certo, questo esce, va via, come esce dalla sala, lo becca, l'abbiamo visto, lo becca il titolare dell'albergo, gli fa, vieni, come ti permetti di andare a disturbare clienti che tra l'altro stanno lavorando, eh? E tra l'altro sei a lavorare anche te, come ti permetti di andare a disturbare i clienti? E lui, me l'ha chiesto lui.
me l'ha chiesto lui e tanta roba, me l'ha chiesto lui. Geniale, geniale. Ma chissà che ci succederà, ma sì, poi quello domani siamo fermi noi. Sì, domani siamo in parte da Torino. Si riparte da Torino. Altra sfida. Altra sfida. Altra sfida. Ma secondo te Masini stasera qui chi ha vinto? Mi do una lira, No, secondo me sì, no, secondo me abbiamo pareggiato. Dici? Sì. Io ho un'altra opinione. Secondo me stasera, come sempre, hanno vinto loro.